riprendiamo dopo la pausa a tavola e con un po' di fatica. E, allora, oggi abbiamo avuto dei momenti intensi, alti, e anche di riflessione. Se ne parlava prima anche con lui, che mi chiedeva com'è andato, insomma, bei riferimenti culturali, ma anche belle applicazioni pratiche, certo sono state dette delle cose anche con coraggio. Stasera invece parliamo con Fabrizio Sidei, o meglio, lo incontriamo, perché poi non sarà una chiacchierata, no? Tu sei perfettamente padrone della scena, si potrebbe dire sei uno scrittore, in realtà sei molto di più, perché nasci come forse anche uno del nostro mondo, studioso di studi sociali, vero? Poi diventi scrittore, lo posso dire, mi hai raccontato, diventato scrittore perché ti sono nati bimbi e non hai trovato i libri che avresti voluto leggere ai tuoi figli, tanto per introdurre il tema della pedagogia di cui vogliamo parlare in questi tre giorni. Poi è per questo che siamo andati a cercare Fabrizio, perché l'abbiamo conosciuto come scrittore, appunto scrittore per ragazzi, che è scrittore, vincitore del premio Andersen, vero, finalista del premio Strega quest'anno, Strega Ragazzi con l'Università di Tutto Mio, e poi ci siamo incontrati, siamo stati insieme parecchio, tutta una mattina nel suo incredibile antro, che è un laboratorio, che e poi a sua volta un'aula didattica, e poi è un... Abbiamo fatto il filo alle sgorbie, che non pensate male, ma vuol dire che abbiamo affilato degli strumenti per lavorare in legno, perché lui è anche un artigiano, artista, burattinaio, vero? Conta storie, insomma tante cose, e le mette tutte insieme poi nella sua capacità di relazionarsi con le persone. E insomma, l'idea originale superata parlando con lui era di dire, ma un bravo, affermato, riconosciuto scrittore per ragazzi e bambini, che almeno in qualche sua storia ha toccato anche temi difficili da toccare. Poi appunto ci parli e scopri molte altre cose. Io ti darei direttamente il microfono, proprio per così buttartela lì, perché alcune cose che ci siamo detti quella mattina mi hanno colpito, me ne sono così un po' rimeditate dopo, no? Intanto bisogna che tu spieghi o racconti o dica meglio perché non sei solo uno scrittore. Cos'altro sei? Cos'altro fai? Qual è il senso dell'ornitorinco? E poi dopo vediamo, dai, partiamo da lì. Partiamo, ciao a tutti, grazie di questo invito. Io so che voi siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, perché dovevamo iniziare alle 9, ma alle 9 eravate torti e quindi non era il caso di mettersi, no? Ma è bello che uno si mette lì, strada, vi racconto, mentre avevo mangiato i tortellini. Allora, abbiamo fatto tranquillamente le 10, ma so che voi siete reduci da altri incontri, quindi avete fatto un pomeriggio di formazione. Quindi, a proposito delle molte anime, si chiama schizofrenia dal punto di vista tecnico, clinico, che mi animano, appunto, io devo stare attento. Se prendo, quando faccio gli incontri, se prendo il versante narrativo e racconto i miei libri, racconto delle storie, perché principalmente sono questo, uno che racconta storie, e mi piacerebbe riflettere sul destino delle storie nel nostro tempo. A questo proposito il nostro intervento si intitola Crescere con le storie, mi sembra. Leggiamo un po', perché sai, i titoli li facciamo. Però una cosa me la ricordo del titolo. Com'è il titolo? C'era
Crescere nell'esterno delle cose storia rischio, storia di rischio, crescere con le storie nell'epoca dello smartphone. Quindi la parola magica smartphone l'ho già detta. E al momento in cui la dico, voi lo chiudete e lo mettete in tasca. Ma non riesci su mettere il titolo. No, 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 infatti, ma io lo dico perché di questo parleremo. E allora siccome ne parliamo dalla parte degli adulti educatori, forse bisogna anche interrogarsi, io per primo, perché su come anche il nostro modo di stare nel mondo sia cambiato, no? con l'avvento dello smartphone, con l'avvento di qualcosa che ci dà tante informazioni, tanti messaggi e soprattutto che non ci lascia mai soli. Perché la condizione dell'uomo contemporaneo è una condizione che non ha uguali nella storia dell'umanità. Io dico sempre, probabilmente la noia del pastore ha generato il flauto, perché se lì tornò, guardi le pecore, sei solo. È una meditazione continua quando sei solo, no? Quando sei solo fai il punto sulla tua vita. Una volta si andava dal medico, se era soli, se non conoscevi nessuno, e c'erano le riviste. Ora le riviste non servono più perché noi non siamo mai soli, almeno che non si scarica la batteria. E questo non essere mai soli poi ci porta a far sì che noi abbiamo tante agenzie, si chiamavano in sociologia, no? Che ci raccontano delle storie. I nostri figli sono sommersi di storie. Mancherà mica le storie, ma che vuole questo? Netflix, YouTube, Instagram, perché anche le immagini sono storie, no? Noi non siamo in un'epoca in cui mancano le storie. Siamo in un'epoca in cui poi ci stressiamo, allora andiamo a fare meditazione, yoga, ritiro spirituale, e la prima cosa che ci dicono è spengete lo smartphone, state in silenzio con voi stessi, perché questa condizione naturale un tempo per il marinaio, per il pastore, per l'artigiano, stare in bottega da solo, per i nostri padri, i nostri nonni, lo stare da soli con se stessi è seriamente minacciata e compromessa dal fatto che c'è uno strumento tecnologico che ci permette invece di stare collegati continuamente con delle informazioni, di parlare continuamente con qualcuno, di scrivere continuamente a qualcuno, e questo ci cambia, probabilmente ci cambierà anche come esseri umani. Ma se cambia noi, alcuni di noi, come devo stare per non fare, rischiare che sto usando questa cosa, alcuni di noi sono nati e cresciuti come me in un'epoca in cui lo smartphone non c'era, in cui era ancora possibile raccontare le storie, perché, apro una parentesi, una delle difficoltà per gli scrittori del telefonino è raccontare le storie dell'epoca del telefonino. E è molto più difficile quando una persona è continuamente rintracciabile raccontare entrando nella dimensione dell'avventura. Ho pronto Ulisse? Torni a cena o non torni? Oh, aspetta un attimo perché qui mi piglia male. No, devo fare una capatina, comprare dei maiali dalla magacirce e poi forse... Capite che si rovina tutto così, no? Tant'è vero che tutte le fiction TV che voi guardate, credo, sono una continua moria di cellulari. Non so se l'avete notato. Il cellulare cade nel fiume, il cellulare non c'è campo, il cellulare non ha la pila, il cellulare viene schiacciato dal pneumatico della macchina. Perché è veramente impossibile raccontare e far scaturire un'avventura se una persona è sempre rintracciabile. Quando è che l'avventura scaturiva? Quando uno non si incontrava un appuntamento perché non si era capito bene il posto e non si poteva telefonare, ma quel giorno lì la ragazza era dall'altra parte dell'ipercoppa, tu eri all'altra entrata, andavi di là, lei veniva di qua, insomma non ci siamo più, ricordate com'era la vita? La mamma, e sei tornato tardi,
Dov'è? Ti ho cercato, ho portato in pensiero, mi ha detto che ha visto la Marisa. Tutto questo adesso è impossibile. Allora pensiamo come se da un lato questo ci facilita la vita, dall'altra corrisponda a una perdita di libertà, soprattutto per i bambini e per i ragazzi, no? È una perdita di libertà anche nostra di stare lì a immaginarsi la nostra storia, a riflettere sulla nostra storia, no? Allora, di storie ce ne sono tante. Michel Foucault, un nome grosso, no? Filosofo, epistemologo, ha scritto un libro, bellissimi libri ha scritto, Le parole e le cose, un libro piccolo, piccolo, un po' difficile, ma bello, che si intitola L'ordine del discorso. E lui parte da una domanda, che è una domanda che vorrei riporre a voi stasera, e che è: chi ha diritto di parola? Chi è che ha diritto di parola? Io in questo momento ho diritto di parola, me l'avete dato voi, mi avete dato il microfono, il vescovo che è venuto oggi qui ha diritto di parola, voi anche, alzate la mano, avete diritto di parola. Le nuove tecnologie, Facebook, le chat, hanno ampliato il diritto di parola. Hanno anche evidenziato un problema, che un'intera popolazione di persone che normalmente non usava la scrittura e si esprimeva a voce, il barista, il lattaio, la casalinga, così, adesso si trovano a dover scrivere. Ma siccome non leggono, è molto difficile scrivere, è molto difficile esprimersi e raccontarsi. E quando ci si trova nella dialettica, nella contrapposizione con l'altro, scatta subito l'offesa, la violenza, che è la stessa violenza e offesa del bambino che, non sapendo arrivare con la bocca, con la parola, allora alza la mano e picchia. Questo qui, perché mai nella storia uno fa il trattorista, uno fa, a parte adesso sono laureati, va bene, però avrebbe avuto il problema di scrivere. Invece adesso, quindi il diritto di parola si è ampliato, tutti hanno diritto di parola. Il diritto di parola però è collegato a una responsabilità. Da una parte c'è un diritto, dall'altra c'è la responsabilità. Diceva Paolo che io sono andato a finire a fare lo scrittore perché non c'erano le storie che avrei voluto leggere ai miei figli. E allora, quando io apro bocca e sfrutto il mio diritto di parola, in questo caso di scrittore, a raccontare storie, la domanda che devo pormi è: che storia ha senso raccontare? Perché il diritto implica una responsabilità. Io posso raccontare una storia in cui sono troppi immigrati, Lucca piena, veramente non si vive più, e dovunque ti giri c'è qualcuno che ti chiede qualcosa, oppure ti posso raccontare un'altra storia che dice: guardate, le statistiche, gli immigrati anche in realtà sono 200 su una popolazione di... Sono due storie diverse che ci danno una visione del mondo diversa. E allora le storie sono importanti per un sacco di cose, mi piacerebbe vedere con voi, è importante per noi scegliere che storie raccontare. Il problema è che quando sono in troppi ad avere il diritto di parola, noi perdiamo il diritto di parola. Ritorna? Quando sono in troppi, più forti, più colorati, più pieni di effetti speciali di un padre a raccontare delle storie, il figlio guarda Netflix, non ascolta più la storia del padre. Anche perché a pranzo c'è sempre qualcosa d'acceso. Chi ha diritto di parola più delle persone che sono a quel tavolo?
E allora il problema del raccontare, del raccontarsi, si scontra col fatto che noi, come persone, come famiglie, come organizzazioni, anche come organizzazioni, ci raccontiamo sempre di meno. Perché lo spazio per raccontarci diminuisce. Vale a dire, noi siamo una società in cui tutti vorrebbero parlare, vorrebbero avere diritto di parola, ma sono pochissimi coloro che vogliono ascoltare. È sempre stato così. Tant'è vero che si va da un psicologo, perché per me non è pagato, ma ascolterà, no? Oh, mi sono sfogato, ho parlato, perché noi abbiamo scoperto che la parola cura, che il bambino che si sa esprimere, che sa narrare e narrarsi, questo è il mio lavoro, lo riferisco, è un bambino più sano, che non si tiene tutto dentro, ci viene un buco così, ma che riesce a digerire meglio quello che gli capita. E se poi noi gli leggiamo le storie e lo educhiamo, guardo lui che è una bimba, ma là, fin da piccola, tutte le sere tu gli leggi una storia il più possibile sensata, noi avremo una bambina intanto abituata a un rapporto di comunicazione con il padre che nessuno gli toccherà più e che si tradurrà a 15 anni in una bambina che racconta qualcosa di quello che gli capita. Perché è troppo facile dire mio figlio non conta niente, se tu non hai... mio figlio non importa di niente. Però tu compravi un frigorifero e il colore lo sceglievate tu e tua moglie e la bambina ne ha mai chiesto nulla a nessuno. Lei si trovava il frigorifero del colore che avevate scelto voi. Poi a 15-16 anni ti lamenti che non gli importa della casa, non gli importa delle cose. Allora, c'è, come ti chiami? Giulio, come mio figlio. Se Giulio legge le storie a Beatrice e tutte le sere loro leggono una storia, questa bimba sviluppa una cosa che si chiama intelligenza narrativa. All'inizio, quando è molto piccola, lei vorrà sentire sempre la stessa storia. Guai a sbagliarla. Ma no, non è così. Avevi detto cos'ha? Perché ha bisogno che la casa sia costruita sulla roccia. Ha bisogno della certezza. Ha bisogno di un mondo che non vacilla. Ha bisogno che noi adulti siamo autorevoli. E quel che si dice vada di pari passo con quel che si fa. L'esempio. Una bambina che poi leggerà i libri. Ma perché è importante leggere i libri? Perché questa cosa per me è così importante? Ma no, non legge più nessuno i libri, Fabrizio, ma cosa ci stai raccontando? Stanno tutti a un telefonino, e dove leggi i libri? È importante perché un bambino che legge è un bambino che ha dimestichezza con le storie. E avere dimestichezza con le storie significa sapere raccontare, ma non, come diceva Gianni Rodari, perché ciascuno sia artista. Non è che tutti i bambini hanno fatto gli scrittori, ma perché nessuno sia schiavo. Lo diceva Gianni Rodari. E in questo, non perché ciascuno sia artista, ma perché nessuno sia schiavo, noi rischiamo di trovare il residuo retorico di un altro tempo, negli anni 70, nessuno schiavo, no. Non è quella schiavitù lì, è la schiavitù di chi non sa narrare e narrarsi, di chi non sa esprimere le proprie emozioni, ma anche di chi non sa immaginare chance di vita alternative di fronte alle difficoltà. Perché non ha dimestichezza con le storie. Il lavoro sulla autobiografia che io faccio e che in Italia ha portato avanti Duccio Demetrio, qualcuno forse si è rammentato, è un lavoro non solo curativo, ma addirittura salvifico. Non mi ricordo mai tanti anni fa, ero molto giovane in carcere, era questo ragazzo che alla domanda, posso avere la domanda Paolo, un fratello, mi avvicino, alla domanda sbagliata, ricordatemi di dirvi perché,
Alla domanda, tu mi aiuti, me lo scrivi te. Alla domanda, io che sono? Tu ti aiuto male. No? Ma io che sono? Certo, fare. Io che sono? La domanda dell'identità. Io che sono? Come si risponde alla domanda io che sono? Col nome. Col nome, va bene. Col nome fino a 5 anni. 5 anni tu dai un bambino di 5 anni e dici: chi sei tu? Marco! E gli basta. Non c'è problema, lui è Marco. Man mano che cresce non basta più dire il nome, noi diciamo il mestiere, perché siamo una società che agisce giusto, insomma, quindi si pensa che il mestiere sia la parte più importante della vita, no? Scherzando. Ma altrimenti per dire io che sono, la difficoltà, no? Paolo doveva dire chi sono io, era difficile. Io devo dire chi è Paolo, è difficile, perché tante cose Paolo, non è una cosa sola. No? Ci vuole una storia. Noi siamo animali narrativi che non possiamo fare a meno delle storie e che tutti i giorni, anche quelli che non leggono, dicono no, io non voglio, io arrivo a casa stanca, se no è vento. Io non sono stato abituato da piccolo a leggere, quindi non leggo, è normale, è una cosa che devi imparare a fare, no? Anche coloro che non leggono non fanno altro tutti i giorni a scambiarsi storie, perché noi non potremmo vivere senza le storie. Potevamo provare questa maglietta, una storia. Ma la Fiorentina poi ha fatto? Ma ieri ha visto Zaya, ha fatto con io una storia. Come avete mangiato stasera? Una storia. Bella, brutta, dipende da come avete mangiato. Allora noi, come animali narrativi, non facciamo altro che scambiarci storia e per rispondere alla domanda dell'identità, che è una domanda dei singoli, ma anche delle famiglie, ma anche delle associazioni, ma anche delle organizzazioni, io racconto una storia. Problema, non la raccontiamo più questa storia in realtà. Noi ci lamentiamo di come va il mondo, ma abbiamo smesso di raccontare ai giovani che arrivano chi siamo e la nostra storia. Arriva uno a lavorare in COP e nessuno gli dice, come gli avrebbe detto negli anni 70, vieni va, io ci ho fondata noi questa cooperativa, mi va a Bandava la mattina, una storia, no? A prendere le patate perché c'è il mercato nero e allora per non farsi troppo il prezzo fecero la cooperativa, andavano con carne da contadini, capito? Per calmierare i prezzi. E quello diceva, ah, allora questa storia, se io lavoro qui, oggi è anche la mia storia. E domani la racconterò a qualcun altro, perché no, oggi chi lavora l'essere uno e chi lavora l'altro sono uguali. La storia che gli viene raccontata è la stessa, tratta bene il cliente, che è un'altra storia. Allora io che sono, il ragazzo in carcere dice, lo faccio il comunista, ma io che sono io? Eravamo lì a quartiere, a Borgata, spacciavo un pochino, trovavo anche la Torato, c'era ancora la Torato. Poi un giorno è arrivato questo tipo, mi ha fatto una spiata, infame, allora quando ho saputo mi aveva fatto la spia, ho preso un coltello, sono andato a cercarlo. Siccome poi mi hanno fatto la spia anche che andavo a cercare col coltello, per fortuna, dice lui così, no? Ma non è abbato prima che, perché se no non so che facevo. E sto qui. Questo è chi sei. Poi c'è un'altra domanda, che è, cosa farai quando esci da qui? Che vuoi faccia? Torno alla Borgata, quartiere, non ci sarà più grado, si ruberà qualcos'altro, saranno altre droghe nel frattempo. Lavoro sull'autobiografia. Scrivi la
tua storia. Non so, so scrivere, ho foglia di non importa, raccontamela. Ma gli errori non ti riguardo, si correggono sempre. Cosa scrive la sua storia? E scrive che però in carcere è venuta una ragazza come lei, a fargli scuola e lui piano piano ha preso la licenza media e ha letto anche dei libri, quando in carcere funziona, no? E poi hanno fatto un progetto con una casa famiglia. Da questa casa famiglia c'è diverse persone di difficoltà e Cesare se la Sagrada Fede, guarda chi me lo tocca, che Cesare ci fa il sorriso. Ha imparato anche a prendersi cura di questo Cesare, di qualcuno. Però lui non lo sa perché il suo racconto di sé è fermo, come un software non aggiornato. Anche noi lo facciamo, tutti noi. Io posso dire, ah, io con mio padre non ci siamo mai capiti. Questa è una risposta ferma a 27 anni. Mio padre è morto a 92, ci ha avuto tempo di capirsi, di rispiegarsi, di ricapirsi, e di addolcirsi lui, di invecchiare un po' noi io e capire più cose. Ma se io rispondo distinto, rispondo con una risposta ferma a 27 anni. Se poi finisco di raccontarmi tutta la storia, dico, no, ci siamo capiti. Come se ci siamo capiti? Poi, ma ci siamo capiti. Allora questo ragazzo, dopo aver scritto la storia, la rilegge e cambia l'identità, no? Perché dice, ma certo, però io non so solo che lui rubava l'autoradio, so anche che doveva la licenza media, e anche che doveva andare all'accesa, ma allora forse potrei anche essere qualcos'altro riesco a dire. Forse riesco a immaginare un'altra storia. Gli psicologi la chiamano resilienza. 10 bambini nati nelle favelas, figli di prostitute e narcotrafficanti. 8 fanno le prostitute e narcotrafficanti. 2 diventano brave persone, si fanno una famiglia e scappano da lì. Che ne hanno fatto questi 2? Resilienti. Narratori. Sono riusciti a raccontarsi una storia diversa da quella che la realtà gli proponeva. Voi che storia vi state raccontando in questo seminario? Perché qualcuno ha detto 2 frasi molto belle, vorrei che mi segnaste prima di raccontare con pezzettini di qualche libro o far parlare voi. Qualcuno ha detto che una cosa caratterizza l'essere pensante, che la sua natura e il suo destino si modificano in base all'idea che lui si fa della sua natura e del suo destino. Difficile? Un cane, se pensa ad essere forte magari vince una gara, ma nessuno animale. Cos'è tutta sta paura che c'è in giro? È la narrazione populista prevalente di un mondo dove siamo tutti in pericolo. È una narrazione fatta dai media, perché le notizie catastrofiche piacciono di più e quindi me lo siete mai chiesti come mai una settimana muore tutti i bambini, la settimana dopo tutte le donne, la settimana dopo ancora la valca via. Non è che forse sta roba succede sempre uguale nel tempo e a seconda di dove guardo sembra che succeda improvvisamente di più. Allora una società anziana, per non dire vecchia, come quella italiana, è chiaro che è una società che rischia di farsi una narrazione della realtà, una Weltanschauung, dicono i tedeschi, no? Una visione del mondo basata sulla paura. Perché se io sono anziano e fragile, ho paura. Se ho una società dove la maggior parte hanno 20-30 anni, forse la narrazione è diversa. Ma questa non è una domanda giusta. Io pensavo, ho incontrato per anni le scuole dicendogli
i miei libri, le cose che faccio, la vostra domanda, ora che diventate più grandi, andate in quinta, diventate preadolescenti, poi adolescenti, è chi sono io. Ma non è che la nostra di domande, non si finisce mai di rispondere a questa domanda, no? Si comincia a 13 anni e ancora stiamo rispondendo, e tutta la vita cercheremo di rispondere a questa domanda. Ma dentro questa domanda c'era qualcosa che non andava. Perché chi sono io? Fa cortocircuito con due o tre concetti, due o tre idee che noi abbiamo nella nostra società radicatissime, pericolosissime, che stanno preparando l'infelicità futura dei nostri figli e che sembrano fare pandan con la domanda io che sono. James Hillman, uno psicanalista che ha scritto un libro, tanti libri, ma uno in particolare si chiama Il codice dell'anima, dove fra le altre cose dice che l'uomo moderno ha perso la dimensione spirituale e vivere senza la dimensione spirituale è estremamente gravoso, pericoloso, no? Però dice una frase che è questa, dice: le idee che non sappiamo di possedere ci posseggono. Questa è la illuminante. Difficile? Le idee che non sappiamo di possedere ci posseggono. La spiego. Se io so di possedere un'idea, per fare un esempio, sono un tirchio, avaro. So che sono tirchio, ho un mio limite. Proprio l'idea di risparmiare, no? Per fare un esempio. Però lo so, allora sta cosa la gestisco. Magari mia moglie mi dice, ma abbiamo, che ne so, colto 300 fichi, se ne porta 100 al vicino di casa? E io so, la mia risposta, la mia idea sarebbe no, non portiamo nulla a nessuno, ci mancherebbe altro, ma sei matta, più volentieri portiamoli via. Questo è il tirchio, c'ha questo nella testa, no? Mastro Don Gesualdo, tutto un me. Ma so che sono tirchio, dico, aspetta, ah, sì, va bene, la porta di 80, che 20 forse mi servono. La gestisco la cosa, no? L'idea, se so. Ma sono quelli che non sappiamo di possedere che non gestisci per niente. E se non ne gestisci per niente, loro gestiscono te. E queste idee sociali io le ritrovo nelle domande dei bambini e mi hanno portato a scrivere dei libri che cercano di mettere in crisi il bambino. Ecco che si arriva il rischio rispetto a questa idea sociale. Sono le idee di successo, fama, ricchezza. Non ce ne rendiamo conto, ma le persone realizzate, l'augurio che noi diamo ai nostri figli, quello che ci dice la televisione tutti i giorni, è che sì, tu puoi giocare a pallone nel torneo a 7 dopo lavorato. Ciò va bene quando diventi Totti e prendi tutti quei soldi e quanti genitori portano il bambino a giocare a pallone sperando che gli diventi Totti, no? E proiettando sul bambino questo. I bambini mi chiedono, ma lei è uno scrittore, ma è famoso? Ma i suoi libri hanno successo? Ma quanto è successo? Ma è ricco? Ma ce l'ha la barca? Queste idee non sono dei bambini. Le idee sono nostre, i bambini stanno con noi e le assorbono.
quest'idea, io chi sono? Una domanda divenuta, non lo è sempre stata, ma è divenuta estremamente violenta, perché in una società in cui l'idea taciuta neanche poi tanto è quella che io devo avere la macchina più bella della vostra, devo essere più ricco di voi e più famoso di voi, sapete cosa significa? Che voi dovete essere meno ricchi di me e meno famosi, e quindi una società violenta dove ho paura che l'altro mi prenda la roba a me. Non è più una società che è gratificata se l'altro si eleva e mi somiglia, è una società che è gratificata se l'altro ha meno di me. Questa è una domanda che rischia di diventare una domanda narcisistica, egoistica e violenta, perché una società basata sul consumo di consumatori, di Amazon men and women, è una società violenta, dove vince chi ha di più e chi compra di più. Allora, la domanda giusta in realtà da fare ai ragazzi dal punto di vista degli adulti educatori è un'altra, che è anche un'altra storia, che voi per esempio cercate tutti i giorni di raccontare con la vostra vita, col vostro esempio, col vostro impegno. Se no, non sareste qui. La domanda è, io per chi sono? Io per chi voglio essere? Sapete, un ragazzino che deve impostare la propria vita, che differenza c'è fra la prima domanda e la seconda? Perché una società con queste idee che non sa che possedere ma che possiede come, è una società che ti dice vinci, e arrivo all'università di tutto mio, una scuola grottesca dove si insegna l'egoismo, la cattiveria, la competizione. Vinci, vinci da solo, vinci contro gli altri. Questo stiamo dicendo. Quando un bambino torna da scuola e dice al papà, babbo, ho preso 8 a matematica. Papà gli dice subito, gli altri non hanno preso. È vero? E se lui gli dice tutti 8, allora la maestra è devota. Se invece gli dice no, solo io ho preso 8, gli altri hanno tutto 4, il papà meglio gli dice, vai, bravo, sì, ora tu andrai avanti, andrai all'università, avrai una bella casa, una bella macchina, farai una gran carriera, e gli altri no. Non hai idea quel babbo cosa significa vivere in una società in cui le persone non conoscono la matematica. Non si potrebbe stare sotto il suo soffitto, passare sopra un ponte. Non si potrebbe vivere in una società così. Cioè, noi pensiamo davvero di poter raccontare una storia in cui io divento super ultra miliardario, però vivo a Calcutta e non posso scendere dalla limousine perché mi, scusate l'espressione, smerdo le scarpe, perché non c'è un bar dove posso fare pipì, perché in un ristorante non me ne giovo, come si diceva a Toscana, a mangiarci. Pensiamo davvero che quella sia la ricchezza? Quella è la ricchezza della mafia, del mafioso, che sta chiuso in un sottoscala, in una cantina, con una padella arrugginita a mangiare la cacca, e che ogni volta che suonano il campanello non sa se andranno a prendere un ordine o a ammazzarlo. Ecco il massimo della carriera, e che magari in banca o nascosto da qualche parte c'ha 300 miliardi, e che se i bambini muoiono perché l'acqua inquinata che ci frega noi ci bevemmo l'acqua minerale. Allora, io per chi sono significa cambiare totalmente la prospettiva, quello che i miei libri cercano in qualche modo di fare con i loro racconti. Perché? Perché per esempio se io dico io chi sono, ho detto che era Paolo, uno scrittore, un
libri pubblicati in tutto il mondo, ha vinto tanti premi. Mia moglie che cos'è? Mia moglie è un'infermiera. Che vale più io che lei? In una società come questa valgo più io. Se però io cambio la domanda e metto io per chi sono, io so che sono delle persone che quando arrivano nel reparto di mia moglie, se non c'è lei, non c'hanno il coraggio di passare quella giornata, perché magari c'è un papà in quella famiglia che sta morendo di cancro. E loro sono Gianno Francesca, sono disorientati, perché lei è quella che si occupa di loro oltre che di lui. Allora chi è più importante? Fabrizio stasera parla con voi o Francesca che tutti i giorni da 20 anni fa questo lavoro? Dipende che domanda fai. La domanda che fate voi è questa, chiaramente, no? Se voi siete nell'associazione di volontariato è perché a un certo punto avete scoperto, come la mia vicina di casa, sto mai bene, mi sto male. Allora sai che ho fatto perché stavo male? Sono andato all'erborista, c'è una mi ha consigliato, se non ti ho per sconfiare la pancia, perché ho speso 200 euro per me. Però sto male lo stesso. Adesso andavo dallo psicologo, parlavo 4 ore, ho speso 100 euro per me. Però sto male lo stesso. Perché l'uomo è un animale sociale. Poi un giorno la trovi alla Caritas che mette il pomodoro nei piatti ai ragazzi rifugiati con un sorriso così. E non ti dico, ma che fai? No, sono vengono a dare una mano. E come stai? No, io sto bene, non ho cosa da fare. Non siamo atomi. Siamo cellule. Siamo arcipelaghi di significato che stanno bene se stanno insieme. L'altro è che se una cosa succede a voi a me non mi riguarda, no? Eppure, quando io chiedo ai ragazzini, fatemi l'albero genealogico, come si chiamavano i vostri genitori? Come si chiamano i vostri genitori? No, come si chiamano? Nome, cognome e mestiere. Vostri nonni, nome, cognome e mestiere. Vostri bisnonni, nome, cognome e mestiere. Ai bisnonni mi fermo anch'io, eh? Ma ce n'è qualcuno che non si ferma ai bisnonni. Ah. Ce n'è qualcuno che sa il nome e il lavoro dei bisnonni. O chi sarà questo qualcuno nelle classi di oggi? Provate a favore di uno. Non ti chiami? Alcuni immigrati, dipende da dove vengono. Perché? Perché probabilmente c'è una tradizione locale di alcuni rispetto alla nostra. Ma lo stesso mestiere. Che c'è una narrazione familiare ancora integra. E perché c'è? Per lo stesso motivo per cui se tu andavi nella Little Italy a New York negli anni 70 o 50 sapevano tutto anche dei bisnonni, perché dobbiamo mantenere l'identità in un posto che poi piano piano ce la farà notare. Ma qui trovare l'identità è importante, è legata alla narrazione. Mio figlio ora proprio ha l'illusione di essere uguale al figlio dell'industriale, del notaio, del coso. Ha le stesse scarpe di un bambino di New York, guarda la stessa serie TV di un bambino di Sydney. Globalizzazione è questa, no? Quando arriva a domandarsi io chi sono e per chi sono, che strumenti gli ho dato? Io sono quello che guarda, che ascolta il rap e veste con le scarpe della Nike invece dell'Adidas. Mio nonno era partigiano
tazzo di salone. Insomma, che vuol dire? E perché sta succedendo questo? Perché non c'è più tempo. Non abbiamo più diritto di parola rispetto a tutte le cose che parlano tutti i giorni dei nostri figli. Anche i libri giocano una partita durissima, no? Questi libri, a parte le storie, di messi, ma perché proprio i libri dovrebbero essere così importanti? Quindi anche questo, e poi mi fermo e ciao. Sapete, siete mai stati a vedere un film che avevate letto il libro? Com'era il film? Avete mai letto un libro dopo aver visto il film? No, per paura. Vi è riuscito a immaginare il libro diversamente da come l'avete visto? È impossibile. Allora c'è uno scritto di un inglese bravissimo, per ragazze, non per ragazze, lì non ci fanno caso. E lo scrittore, solo in Italia c'è questa cosa per ragazze. Questo scrittore si chiama Adam Chambers, si è occupato di promozione della lettura tutta la vita. A un certo punto lui doveva trovare dei motivi, perché leggere è così bello, no? Si crea mondi, no? Tutto quello che diciamo sempre. E a un certo punto ha incontrato i neuroscienziati. Avete visto? Quando in televisione si vede il cervello collegato alla persona e se fa una cosa si accende una parte, tutti i colori dello schermo, da un'altra altri colori, a seconda di quello che fa, con le lenti, per vedere una specie di tac, no? Allora, per esempio, studi sul cervello ci dicono che quando uno fa una cosa tecnica razionale, tipo dei conti, si accende una parte, che è quella dell'impegno, dell'attenzione, l'emisfero destro. Quando sta al sole, si rilassa, non fa niente, si accende un'altra parte dell'emisfero sinistro, del femminile. Gli artisti, quando dipingono, si accendono tutte e due insieme. Quindi è come se loro facessero una cosa impegnativa, ma anche rilassante. Allora hanno guardato che cosa succede quando uno guarda un film. Quando uno guarda un film si accendono tre parti del cervello. Quando uno legge un libro se ne accendono cinque. Non c'è nessun'altra attività umana che ti fa accendere contemporaneamente cinque parti del cervello. Ma provate a immaginare che cosa significa leggere. E perché alcune persone non leggono? Perché proprio non lo sanno fare. Ma leggere è un'operazione creativa. Devi immaginare i personaggi, fare il casting, il trovarobe, il costumista, lo scenografo, gli effetti sonori, la luce, il direttore della fotografia. Ma è tutto tu. È tutta sta roba e lo fa tutto insieme, traducendo dei segni, pensate che invenzione incredibile, delle formichine nere, e se vi faccio vedere l'ultimo libro mio, mi è arrivato stampato al contrario in giapponese, per me non c'è niente in quel libro, non so il giapponese, ma se io sapessi il giapponese potrei leggere la mia storia in giapponese. Pensate che cosa significa sentì parlare Platone morto da perché io so che quelle formiche messe in una certa maniera, però questo comporta anche uno sforzo che è un'abilità e che crea la testa delle persone. Noi siamo in grado di pensare le parole che abbiamo, le parole che non abbiamo non possiamo pensare. Se io vi dico otto bambini, dico delle parole che non conoscono, per loro. Don Lorenzo Milani, questo lo sapeva molto bene, no? Ogni parola che non capite oggi è un calcio in culo in più che prenderete domani. Allora, prima di far vedere qualche libro, facciamo un giro perché non ve lo sto a dire.
Capite che quanto è importante ricominciare a raccontare ai ragazzi e ai bambini e quanto è importante scegliere attentamente le storie da raccontare. Perché lì ce ne sono tante nelle librerie, con un linguaggio sempre più semplice, che inseguono il lettore debole facendolo diventare sempre più debole. Quanto è importante parlare, raccontare ai nuovi volontari che cos'è, quali idee ci sono, gli aneddoti. Lo fate, no? Perché il senso d'appartenenza, la passione, sia la stessa che è stata trasmessa a voi da qualcun altro che va raccontando delle storie, che avete visto accadere attraverso la vita e l'esempio. Allora, le storie sono a rischio perché non le raccontiamo più. E quando le raccontiamo, le edulcoriamo. Io ho avuto dei problemi nei miei libri. Perché, per esempio, io non ce l'ho qui, appunto, Alice di Berlunghi, è la storia di una ragazzina, 9 anni, c'è il fratello che si taglia tutti i capelli e diventa nazischino, semplifico. È morto il padre, cioè, questo fratello ha il suo problema, è un adolescente, è più piccolino, e gli dice: guarda, io sto andando in un gruppo, sono a Roma, un ultra, estremamente attuale, che c'è uno che racconta e l'ha spiegato, non la Shoah, sono tutti mischiati. Fatemelo dire così. Però dall'altra parte del suo pianerotto c'è un signore anziano che un pomeriggio sui tetti di Roma, offrendogli un tè, gli racconta la sua sorellina e la sua famiglia. È morta da Auschwitz. E questa bimba è nata ora. Da una parte c'è l'affetto per il fratello, dall'altra questo bimbo sembra essere uno che ha proprio già perso la testa. Lei deve capire da che parte sta la verità. E nel libro c'è questo teorico, questo professore negazionista che ogni tanto fa di comizi, parla così. E allora alcuni mi hanno detto: ma guarda, questo è troppo bravo, questo negazionista che tu hai messo nel libro è troppo bravo, quasi quasi mi ha convinto. Tu lo fai leggere ai ragazzi, magari qualcuno diventa negazionista con questo libro. Allora loro vorrebbero. Siamo abituati a dare questo ai ragazzi, no? Che la storia fosse così semplice per cui il negazionista è stupido, le sue argomentazioni sono deboli, è francamente anche un po' ridicolo. E il professore, il Norbert, il vicino di casa, invece è brillante, è simpatico, ma la realtà è così. La realtà è che i populisti, coloro che raccontano storie semplificate, sono più facili da seguire, sono molto abili e pericolosi. Quando un bambino legge questa storia, un ragazzino, prova la vertigine del rischio, non la prova nella vita. Ma noi non solo non vogliamo più che i nostri figli rischino nella vita, che c'è qualche nonno qui fa il tassista e porta i nipoti da un luogo protetto a un altro luogo protetto. Pianoforte, danza, pallone, telefonino sempre attivo. I bambini sono preziosi, non devono rischiare niente. Ma anche nelle storie. Non devono incontrare il pedofilo in Bernardo e l'Angelo Nero perché è brutto. Ma se non ne parlate voi, se non ne parla la scuola, chi glielo deve dire a un bambino che salendo in macchina col vicino di casa potrebbe essere pericoloso? Forse un buon libro glielo potrebbe dire, facendogli fare un'esperienza di un medesimazzone che lo mette in guardia, come faceva le fiabe di una volta, senza però che ci rimetta la camicia, come succede nella realtà quando è troppo tardi, no? Noi abbiamo bisogno di rischiare, abbiamo bisogno di storie complicate.
siccome non siamo stati abituati alle storie complicate, siccome il 35% degli italiani se legge un articolo di giornale non sa dire quello che ha letto, si chiama l'alfabetismo di ritorno, siccome si legge sempre meno, poi ci lamentiamo che persone che non hanno dimestichezza con le storie, che non leggono, non sono state abituate dalla scuola a fare questo, ci dicono la narrazione di Salvini mi convince di più, è semplice, nemico sono loro, sono brutti, sono sporchi. Invece tu, quando mi fai la tua di narrazioni, troppo difficile. L'altro, la solidarietà, il mettersi nei panni, quando saranno noi gli migranti, in Germania c'era scritto che l'ingresso ai cani, non mi hai detto troppe cose, no? Non riesco a starci dentro quella narrazione là. Il dovere di chi racconta le storie non è raccontarle favole. Poi il bambino bianco, il bambino nero è cattivo, il bambino bianco è buono, il bambino bianco è nero. È recuperare la dimensione della complessità. Perché se noi abbiamo una società educata alle storie, se noi riusciremo a raccontarle ancora e a raccontarci ancora, a tramandare l'identità, non avremo. In fondo che cosa sta succedendo? Si è semplicemente esaurita l'onda del dopoguerra, della resistenza e della narrazione dei nostri nonni e delle nostre cose. L'altro giorno su Avvenire leggevo, parlano di teologia dell'opulenza. Cioè la visione di Dio e del cristiano in rapporto all'altro in un mondo opulento, che ha tutto, ricco. Ciao, grazie a te, saluta il Matteo. Ma queste sono un po' le cose che ce ne sarebbero troppe, no? Poi magari faccio di qualche libro che racconto una cosa più divertente, però mi piaceva se avevate anche una cosa contro, questa è una storia, anche ve la racconto io la storia, non è proprio quella di Salvini, un po' più complicata, però è una storia, magari non siete d'accordo, poi avete un'esperienza che volete raccontare, no? Siamo qui anche per raccontare, so. Va bene qua? Io mi chiamo Rosita Di Michele e sono qui di Lucca. Io ho un'attività commerciale e mi ritrovo ad ascoltare più che a vendere. Cioè, le persone passano per raccontarsi oppure proprio per chiedere anche consigli. E io stessa ho provato che quando mi sono ritrovata con cose nuove, con problematiche, che quando riuscivo a parlare con qualcuno che speravo di fiducia, dopo stavo meglio. Certo. E quindi il parlare, come ha detto prima lei, è proprio una cura. E però non c'è più nessuno che è capace di ascoltare, o ha voglia, o... E non è come scriverlo, anch'io sono sempre sui social, da una parte è una cosa buona, perché si rimane in contatto, anche per iscriversi semplicemente a un corso, lo sai, tramite i social. Certo. Però il bisogno umano è quello di poter riferire, e io personalmente mi ritengo fortunata di convivere con persone quotidianamente, familiari che posso... anche solo raccontare come è andata la cena del giorno prima con amici. Cioè questo... mia madre quando andava dal parrucchiere negli anni 70 andava la mattina alle 8 tornava la sera alle 7 perché non toccava mai a lei? Ora secondo voi la parrucchiere era stupida, non poteva fare dalle 3 alle 8 una persona, dalle 4 alle 8 e mezzo un'altra? Ma il bello del parrucchiere era quello, che tu quel giorno lì andavi dal parrucchiere e parlavi della figlia, parlavi che se la sposava con le farmacista, facevi un punto sul controllo sociale, su cosa sta accadendo, ti
ti sfogavi, sapevi mai che a qualcuno ti diceva che lui si era lasciato, e vi scambiavate un po' di carezze simboliche. Oggi questo avviene sempre meno. Però quando c'è il malessere, ecco il gruppo alcolisti, ecco il gruppo persone che hanno perso i figli in incidenti stradali, ecco il gruppo mamme con bambini autistici, perché, guarda caso, incontrare altre persone che sono in grado di capire che vivono la mia situazione, parlare mi aiuta, mi aiuta a non bere, mi aiuta a non drogarmi, mi aiuta a non giocare alla macchinetta, alla slot, quindi tutte le patie vengono in qualche modo aiutate, non curate, perché alcune sono incurabili purtroppo, ma aiutate da il poter parlare con l'altro. La parola è curativa. Gli sciamani, l'altro giorno ho visto questo programma, avete visto anche voi, Report, sull'omeopatia, che alla fine tutti hanno consultato i centri di ricerca, scienziati, per la medicina ufficiale, nella pasticchina che abbiamo preso 2000 euro al chilo, non c'è niente, niente, acqua e zucchero, eppure funziona. Allora sono andato da questo professore dell'università e gli ho detto: scusa, ma come mai funziona se non c'è niente? E lui, che si occupa di effetto placebo, ha detto: guardate che noi ci siamo dimenticati una cosa. E qui si ritorna alla dimensione dell'invisibile e al fatto che noi creiamo il mondo con la nostra mente e con le nostre storie. Siamo dimenticati che le sostanze chimiche, le droghe, non sono fuori da noi, sono dentro di noi. Il nostro cervello è in grado di crearle tutte. Quando lo sciamano si metteva le piume, andava intorno a una persona sofferente, veramente sofferente, che aveva bisogno di morfina, ma lui o di un anti... analgesico, e gli diceva la parola e gli faceva il gesto in una società che condivideva e che credeva in quella parola e in quel gesto. Il cervello di quella persona, il corpo, si scerneva l'adrenalina e la sostanza per stare meglio e sentire il dolore. La parola magica, abracadabra, creare con la parola, funziona. Noi è l'unica cosa che non sappiamo, e funziona anche con noi stessi. Dialogare con il proprio angelo custode, con la propria amica, la chiamata come volete, chiedere aiuto, lasciar fare a lei, vi assicuro che è straordinario. Invece noi ci vogliamo occupare della corteccia, che è una roba inventata 200 anni fa, sto scherzando, ma so veramente poco rispetto alle parti più vecchie del nostro cervello, ci vogliamo occupare di quella roba lì, razionalmente, andiamo in farmacia, andiamo nella medicina, l'altra, ci arrabattiamo, guariamo mai. Dolore rimane. Non si affida a qualcosa, è la stessa droga che chi va forte nella strada se cerne quando sente la velocità, chi in giro la macchinetta se cerne, sono cose scientifiche, le hanno studiate, non è che me le sono inventate. Allora la parola ha un grosso potere, del resto noi siamo parole, siamo il nostro nome, siamo... Questa è un conclamato delle scienze neurologiche, il cervello, cosa ne sappiamo, come riusciamo a creare il mondo. Io entro in un ristorante, c'è un cane San Bernardo per terra, e rumore, di una famiglia, mi siede, opzione numero uno, ma guarda questi imbecilli, si portano il cane al ristorante, un cane grosso così, senti come puzza, la baba sul pavimento, perché non lasciano a casa, stanno anche le pulci, anzi qualcosa, il frutto già, oppure, guarda che bello, ma è buono, sembra di essere in una baita, che atmosfera, come sono Bernardo, posso, ma muore, no, ma che bello,
mi fa proprio famiglia quella associazione a questo due carri. Oh, è lo stesso cane, eh? Non è che cambia il cane. Se io decido che mio marito non va più bene, il marito non va più bene. E poi mi separo. Perché la storia che io mi racconto si autoavvera. Se interviene nel momento giusto una persona della storia ad aiutarci e ci fa cambiare la storia e ci fa guardare da un altro punto di vista, magari si davanti a 30 anni. Perché noi agiamo in base alle storie che ci raccontiamo. Se io mi racconto che gli ebrei sono dei topi, degli scarafaggi, e che uccidere un bambino ebreo è come schiacciare un topo, poi lo faccio, e lo faccio meglio, perché se no non ci riesco a fare. La propaganda era questo, la disumanizzazione dell'altro. I ragazzi di colore che arrivano e che non sono più persone, che non ce ne importa della loro storia, che sono solo un fastidio, che non somigliano a degli esseri umani come eravamo noi, come i nostri nonni. Questa è una storia che io vi racconto. Ecco, i bambini, quello che hanno di bello, l'università di tutto mio si basa proprio su questo, non riescono ad operare l'autoinganno con la facilità con cui lo fa l'adulto. Cioè, quando io esco dal supermercato e c'è Ahmed che mi dice mi dà una moneta, che io moneta mi perdo. No, ma non perché ha preso a quei soldi, perché una moneta non è una moneta. Se io non gli voglio dare una moneta, ma se mi dica sì, ma questo letto ti vede passa una moneta, cioè, ma alla fine tu guadagni più di me, senza pagare le tasse, no? Ma che ci devo fare io tutti? Questa è la narrazione tipica, no? Ma mi ci metto io, cosa? In realtà nessuno di voi vorrebbe essere nelle condizioni di andare fuori dal supermercato a chiedere la moneta a qualcuno. E se mi fermo un attimo e mi guardo dentro, so anche che me la sto raccontando. E che non è proprio così semplice, non è che quello è un pascià. Il bambino, quando fa una cosa ingiusta, il bambino ha un senso dell'ingiustizia, perché noi gli compromettiamo. Non ce la fa a raccontarsela subito, deve crescere per imparare ad autoconnettersi. Allora un bambino le storie le racconterò perché se ne fa a meno. Sì, le storie. Noi siamo più bravi a farcelo del conto nostro. Addirittura c'è chi dice, io non so se siete d'accordo su questa cosa, ma sembra scientificamente provata, per esempio lo diceva l'altro giorno Alberoni, che i bambini sono programmati dalle storie che noi gli raccontiamo ad avere l'empatia, la compassione e il sentimento. Che se al bambino non raccontiamo delle storie così, ma raccontiamo delle storie da Sparta antica, il bambino non avrà capacità empatica. Senz'altro noi sappiamo che i bambini degli orfanotrofi russi dell'est, che stanno nelle culle legati senza avere una carenza, senza avere una storia, un contatto umano, a volte fino a 5, 4, 6 anni, immaginate, sono tutti potenziali, Dio se ne artiglio perché è esagerato, no? Però persone che non hanno imparato il superio del senso di colpa, del fatto che uno schiaffa lei e poi cavolo lo so fatto, ecco questo cavolo lo so fatto bisogna impararlo. Lo impariamo stando insieme, giocando e raccontandosi storie. Quindi certo l'adulto, questo incontro in fondo è per questo, no? È per rimettere al centro l'importanza della narrazione delle storie
è l'importanza della scelta anche dei libri e delle storie giuste per loro. È chiaro che se quando io scrivo una storia, invece di chiedermi che storia è necessaria per i ragazzi di oggi, io quelle domande sulla barca e quanto guadagni, le ho trasformate in questo libro, Katia viaggia leggera, che è la storia di una ragazzina di 14 anni, il padre se ne va con un'altra donna, lei rimane con la madre, questo non hanno niente. La madre cambia lavoro, gira l'Italia, lei cambia scuola continuamente. Un giorno, il lavoro non gli dura, incontrano un signore con un SUV, un uomo d'affari, che in realtà è un truffatore, e li coinvolge nei suoi traffici. E Katia scopre che lei può avere tutto, ma più che si va avanti, più si alza. Senso del limite, no? C'è un limite all'idea che quel che importa è il fine, non importa come o no? Quando io sento dire ai bambini, vi ricordate Batman, quello che ha rubato 200 milioni, 200 mila euro, quello grasso? E in quei giorni lì sento questi ragazzi dire, certo però hanno chiappato i giudici, no? Ma se non l'avevano chiappato 200 mila euro, ricordo, forse erano molti di più. Sai quanti cellulari, quante cose potevano comprarsi? Allora faccio questo libro dove sta bimba, le scarpe nuove, ogni truffa che fanno, lei ha sempre di più. Però poi si arriva delle truffe, sono fatti di cronaca, in cui si finge lei sia malata e farsi dare dagli altri dei soldi per curarla. E lo sa che non è malata. Però sa anche che adesso c'hanno delle automobili nuove, la casa. E quindi i miei libri cercano di porre una domanda al lettore, tutti quanti. Tu che cosa faresti? Nei panni di Bernardo, nei panni di Rosa Parks, nei panni di Katia, nei panni di Alice. Tu che cosa avresti fatto? Perché questo che fa un buon libro, ti mette in crisi, non ti fa sconti. Già gli sconti gliene facciamo tanti nella vita, almeno sui libri. Se invece la domanda che io mi faccio è, come faccio a guadagnare un po' di soldi scrivendo la storia per bambini, e tanto capisco il giusto, e quindi magari faccio dei maialini che fanno le pernacchie, o dei vampiri, maiali vampiri, che va. Certo, posso farlo. Probabilmente venderei molto di più anche, no? Non prenderei premi, però forse venderei molto di più, c'è dei colleghi che lo fanno, no? Oppure fanno le storie in cui, che mi piacciono tanto, tra l'altro, agli adulti piacciono tanto, in cui va tutto liscio e l'adulto educatore salva i ragazzini devianti. Quando il bambino lo legge non fa nessuna esperienza, non rischia niente, no? C'è solo la gratificazione di dire questo, meno male, tanto sono, se fa qualcosa di male gli adulti mi salvano. Io invece voglio con le mie storie che il bambino sia un momento della storia in cui è diventato il protagonista, perché i libri fanno questo, no? Se io vi dico che Gengis Khan uccideva i bambini nei villaggi, voi vi dite, circa chi se ne frega. Questo è il problema della memoria, della Shoah, 60 anni fa, ma chi se ne frega. Se però io leggo il diario della Franca, o Primo Levi, 60 anni, 200 anni, 3000 anni, io risorgo lì. Io sento arrivare i tedeschi e ho paura nel momento in cui leggo la storia, questo è il prodigio della lettura. E anche io voglio che il mio lettore si chieda, io che avrei fatto? Bernardo e l'Angelo Nero, Seconda Guerra Mondiale, Paolo l'ha letto, trova un paracadutista americano di colore attaccato, lui all'asma arriva sempre ultimo ai giochi della gioventù fascista, suo padre è il podestato del paese e si vergogna di lui. Io questo lo prendo, porto un paese, non piccano, ma sai figura il fuoco, mio padre mi dirà bravo. Però c'è un problema, che è svenuto, c'è una gamba tutta castagna, c'è il caso. Aspetta, prima lo nascondo in casa di mio padre, di campagna, poi lo curo, dopo allora porto in città e gli fa una bella figura.
Nel frattempo la storia gira, arriva gli americani, quindi lui non lo sa, ma la scelta che farà potrà salvare o condannare la sua famiglia, perché il mondo girerà sotto i suoi piedi. È stato educato a credere, obbedire e combattere, quello è un negro, con la gre, è un inferiore, un nemico, andrebbe portato a impiccare, però poi nel portafoglio c'è una foto, una bambina e una moglie. Però poi anche se tu parli inglese qualcosa non capisco. E allora il ragazzino la legge e dice, ma io che farei con te nel babbo per farmi una figura? Oppure no? E lui che farà? Aspetta, fammi andare avanti, perché i libri per ragazzini, per tutti, secondo me, adesso che un giallo per adulti, ambientato nel 36, ogni capitolo infatti mi voglia leggere da dopo, chiaramente. Queste storie qui però sono un po' a rischio, perché non le facciamo più, no? Noi viviamo di fronte a dei ragazzini, la morte, la malattia, niente. Si va a vedere un morto, non venire, il bambino lo portare. Si va dalla nonna ma la nonna ospedale, il bambino no. In televisione, sangue a fiumi, serial killer, sperma, di tutto. Però edulcorato dalla fiction, quindi sono una roba che vale e non vale. Allora mi chiamano Ravenna, maestra di elementari, giornata della memoria. Dico, ho fatto la giornata della memoria ai bambini, con bambini di seconda, terza elementare hanno fatto la giornata della memoria. Dice, sì, però non gli si è detto tu. Il servizio dei campi di concentramento. Vabbè, io pensavo fossero meglio, francamente, no? Allora abbiamo parlato dei campi, i miei libri non sono adatti per loro quelli dei campi, altri sì. Dice, sono bambino, dice, io volevo dire che mio nonno è morto in un campo. E io, vabbè, faccio il conto. Bisnonno forse, bisnonno di bisnonno, è altro bambino. Anche mio nonno è morto in un campo perché lavorava, non beveva, è cascato nell'orto e è morto. Ah, io mi scappa da ridere, chiaramente, dico, questi poveri, questi piccinini hanno preso la parola campo. Il campo di concentramento è diventato il campo. Poi sono anche bambino. Mio nonno fumava troppo, è morto perché fumava troppe sigarette, è venuto una cosa ai polmoni e lì non ci sono fermati più. Allora io dico, un attimo, qui sta succedendo qualcosa, no? L'adulto vorrebbe portare il discorso perché ha da fare. Non è il bambino come fine, dicevano Dario, ma è sempre l'adulto come fine, purtroppo, no? Allora dice, aspetta, no, parliamo dei campi di concentramento, non ho neanche capito che sono. Quest'anno dice, sta venendo fuori qualcos'altro. Arrivano due bambine nel camero, alte così, belline, stupende, magre, così. Si fanno coraggio, vedo una, non c'è l'altra. Dice, bene. Io volevo dire anche noi siamo stati in un campo di concentramento. No. Ah, sì, fa quell'altra, a lei hanno tagliato tutti i capelli, a me no. E poi ci picchiavano con un bastone o dei sassi dentro, tondi col buco, ci picchiavano sulle mani, su cose, proprio un campo di concentramento. Faccio proprio uno. Poi parlo con l'insegnante. E capisco che queste qui la mamma è toccata in camera, non ha portato le bimbe dai nonni, i nonni non hanno fatto discorsi, hanno preso le bimbe e le hanno portate alla scuola coranica. E la scuola coranica, se è dura con i maschi, posso far immaginare che cosa non è per le bimbe. Queste che erano abituate in Italia, si sono trovate, non so quanto tempo, nella situazione scuola coranica in Camerun, femmina. Quando hanno sentito la maestra raccontare dei campi di concentramento, di quello che hanno subito
gli italiani dopo l'8 settembre, gli ebrei, hanno detto, ah, ecco dove eravamo, il campo di concentramento. Mentre gli altri bambini, quando hanno sentito aprirsi uno spazio semantico dove si può parlare di morte, si può dire che mio nonno è morto, posso esprimere questa cosa, quello che diceva prima lei, no? Quello che sto ascoltando, Rosita. Posso dirlo, perché ho bisogno di dirlo per elaborarlo, per superarlo. E siccome non me lo fanno dire, se qui si parla di campi di concentramento, di morte, di gente trattata male, allora questa è l'occasione per dire il male, che la società non mi fa dire, perché sono bambino. E allora tutti, a me è morto la nonna, e così, così, io sono rimasto male, perché... E tu capisci, stai facendo un servizio catartico, psicanalitico, a questi bambini straordinari. Allora io dico a questi bimbi alla fine, allora io vi volevo dire che a noi ci dispiace tanto per quello che è capitato andando in questa scuola coranica, insomma in questo posto, in camera, in meno bambini ci dispiace, a tutti, sì, ci dispiace. E poi volevo anche dire che siete state molto coraggiose, ci vuole molto coraggio a venire qui davanti a tutti e raccontare questa cosa. Questo è un sorriso, è una cosa che proprio ti fa bene, no? L'ho detto a tutti, è una cosa che l'ho detto di me, facevo un buco così, l'ho detto, e poi sono venuto a alzare, hanno abbracciato, non ti bacio, in dei momenti anche, una cosa così. E poi c'è l'insegnante dice, ma allora se parlavo, no, c'è la Shoah, ecco, abbiamo fatto una cosa molto importante. Questi avranno tempo tutta la vita di parlare della giornata della memoria. Ma ecco, allora, le storie, almeno le storie, le ragazzine mi dicono, guardate la giornata, il barbiere Fosco, amico prima della guerra del padre di Bernardo, antifascista. A un certo punto i fascisti lo prendono, odio di dice, lo botte e muore. Personaggio fantastico, simpatico, nella bottega del barbiere, amico di Bernardo, e bambini, i ragazzini, ad esempio, bambini con questo ragazzo, ma perché l'hai fatto morire? Ma io non posso raccontare il fascismo senza far morire nessuno, come una passeggiata, come una fiaba. Io vi prendo il personaggio che so che vi piace di più e lo faccio morire per rappresentare che non si sta parlando di noccioline. I treni arrivavano all'orario, ma i nostri nonni sono andati in Russia e non sono tornati. Ma il re è scappato dopo l'8 settembre e siamo stati 2 anni con le città distrutte, i bambini morti sotto le bombe. No, eppure le narrazioni, questa è una lotta fra narrazioni, no? Io devo vedere uno dell'allora BD con la Lilli Gruber e Alessandro Mussolini a non sapere che dire e a scusarsi per piazzare Loreto, che senz'altro episodio deprecabile, no? Senza avere altri argomenti, senza avere altre narrazioni, no? Allora, chi le deve raccontare le storie? Ai vostri figli, ai nostri figli, ai vostri giovani, alle associazioni, ai ragazzi? Chi le deve raccontare? Io so che ci sono dei problemi. Io ho scritto un libro e ho sentito la mia nonna e l'ha vista. Che è un libro che parla della difficoltà di accettare l'altro, il diverso. Di questo nonno che entra nella famiglia e la stravolge, ma gli tira fuori anche i sentimenti, anche l'anima, no? Perché, finisco con una storia che forse non conoscete. Forse avete mai visto questi quadri che rappresentano la lotta di Giacobbe e l'angelo.
sono diversi, no? È una storia della Bibbia. Giacobbe che fugge con il suo popolo, inseguito dal fratello, perché si ammazzava tra fratelli, tra tribù, fa passare il fiume, lui si ferma nel silenzio della notte a meditare, non ha il cellulare, con sé l'ha lasciato l'accampamento, e a un certo punto arriva una presenza, un angelo. Giacobbe lotta con questo angelo, con la trascendentale, no? Un pezzo di Dio, lo afferra, si vede nei quali quest'uomo afferrato alle vesti dell'angelo, un angelo di albero, di giovane, no? E gli dice: ti prego, benedici. E l'angelo gli dice: vede il sole che sta per sorgere, non può rimanere oltre sorgere il sole con i bambini, si sa perché, e dice: no, lasciami, lottami. Da una parte c'è l'uomo, c'è Giacobbe che gli dice benedicimi, dall'altra c'è l'angelo che gli dice lasciami, andare, devo andare, non lo vuole benedire. Allora alla fine questo angelo non ne può più, non c'è questa storia, gli dà un calcio e gli sloga un ginocchio, un dolore terribile. Lì il fatto che poi gli ebrei mangino quel pezzo di piatto dell'animale, questo non lo so, da lasciare. Questo non lo so, non mi prendi. Giacobbe col ginocchio rotto, o insomma compromesso, non molla, ma nonostante il dolore terribile, la ferita terribile, si afferra ancora di più. L'angelo dice: benedicimi. E l'angelo, il sole sta sorgendo, dice: va bene, io ti benedico. E nella Bibbia dice: hai lottato con Dio e gli uomini, hai vinto. Allora Giacobbe lo lascia andare e lui va via. Vola via e rimane Giacobbe. E Giacobbe, secondo alcuni interpreti, e anche secondo me, io quando ho sentito questa parola, sono proprio una delle cose che mi ha insegnato di più tra le storie della Bibbia, no? Rimane benedetto ma ferito, con la ferita e con la benedizione. E questa è la condizione umana. Noi siamo ferita e benedizione. Il bambino di vetro ha una storia su questo. Il bambino con l'emofilia non può giocare fuori. C'è una grande ferita. Perché siamo feriti a benedizione? Perché la nostra umanità sta tutta nella ferita. Se la madre di Achille lo tuffa tutto nello Stige, quello è un dio, un vampiro. Quando lei gli dice: oh, ma detesta Achille, gli dice: ma come stai parlando? Come se te non fossi quello mai. Ma siccome gli è rimasto il tallone di Achille, allora Achille sarà ancora, può morire, può essere ferito, quindi può essere ancora umano. E la condizione umana è questa, la comunicazione umana è questa. Rosita fa un intervento, io rispondo all'intervento di Rosita, dico qualcosa di storto, lei lo interpreta una cosa detta a lei e c'è la ferita, sì. Chi ha una moglie o un marito sa benissimo, no? Ma cosa avresti detto tu? Ma ti rendi conto quello che dici? La nostra comunicazione in presenza, col corpo, rischia sempre la ferita, ma è anche ci dà una grande soddisfazione, no? A volte mi dicono: ma ti piacerebbe scrivere come Agatha Christoph? Sì, certo che mi piacerebbe, ma non vorrei mai la ferita di Agatha Christoph. Bambina abbandonata, infanzia terribile, povera, si vede nei suoi libri e c'è tutto questo dolore. Ti piacerebbe scrivere come Primo Levi? No, perché?
perché non vorrei mai la ferita di Primo Levi. Invece noi viviamo in una società che vuole la benedizione ma non vuole più la ferita, che vuole le storie ma non devono avere nessun rischio dentro, che vuole Facebook perché c'è solo il mi piace, non c'è il non mi piace. Anzi, se io mi provo a dire una cosa sulla tua torta, se provo a dire, ma a me sembra un po' bruciacchiato, tutte le sue amiche mi bacchettano, ma non perché ho detto, perché ho infranto una regola, che è quella di un mondo in cui esiste solo la carezza. Ma siccome è una carezza senza rischio della ferita, è anche una carezza senza benedizione. Cioè, vado a dire, sì, ma l'ho detto di 120 mi piace, che mi è cambiato a me, non mi cambiamo nulla. Se invece stasera una di voi si ferma e mi dice, ha fatto pensare delle cose, e magari mi tocca anche, dice la verità, no? Quella diceva così. E quindi ci vengono delle storie anche con la ferita. Qualcuno mi torna? Siete stanchi? Sicuramente mi hai fatto chiedere cosa devo raccontare a mio figlio. Non chiedo sempre cosa è giusto, cosa non è giusto raccontare, se è giusto parlare di morte, se è giusto fargli vedere delle cose, se non è giusto fargli vedere il telegiornale. Non chiedo continuamente questa cosa qua, ancora probabilmente continuerò a chiedermela. Però invidio la tua capacità di sapere cosa raccontare ai figli. Io non so se è giusto ancora, continuerò a chiedermi. Ma anche la figlia adesso hanno 18 anni, per cui è difficile raccontargli qualsiasi cosa. Mio figlio ne ha 5, per cui tutto viene registrato anche attraverso i miei racconti, per cui anche la tua capacità, la tua purezza di animo di dire ma